Bentornati a tutti i followers ancora una volta del blog di psicologiafenomenologica.it, uh, sono qui con il professor Rossimonti, uh, fenomenologo e psicoanalista. Quindi approf approfittiamo di questa uh, sua competenza al limite diciamo uh, per alcune domande su psicoanalisi e fenomenologia. Nel corso del Novecento uh, tra psicoanalisi e fenomenologia uh, è intercorso un rapporto abbastanza complicato uh, di scambio. Basti pensare per esempio al rapporto epistolare tra Binzwanger e Freud, che è durato per tutta la carriera uh, di Binzwanger. Quello che le volevo chiedere è quali sono oggi i punti di contatto tra fenomenologia e psicoanalisi, quali sono invece i punti di divergenza? Sì, grazie. Io appunto proporrei di invertire i termini della domanda, cioè di cominciare dai punti di divergenza, perché sono quelli anche storicamente più forti. L'esempio che lei faceva della, del rapporto tra Biswanger e Freud mi sembra che sia eh, rappresentativo di questa divergenza. Il loro rapporto, come poi è emerso sempre più chiaramente anche dalla pubblicazione recente del, in italiano del loro carteggio, è un rapporto nel quale il fattore umano, l'amicizia, il rispetto reciproco eh, ha prevalso sulla divergenza teorica. Sappiamo anche quanto Freud fosse anche... Eh, mh, severo nel liquidare alcuni compagni di strada che non erano sintonizzati sulle stesse posizioni teoriche. Quindi questo rapporto ha retto per delle qualità umane. Biswanger ha sempre reclamato la sua identità di psicoanalista nonostante fosse psicopatologo e fondatore dell'antropoanalisi. Ma basta leggere... La risposta molto secca con la quale Freud eh, reagisce alla celebrazione che Bisvanger aveva scritto per il suo ottantesimo compleanno per mar marcare le differenze. Quindi appunto io ho sempre avuto la sensazione, interessandomi di questi due ambiti, di, tenere, di cercare di tenere insieme prospettive che hanno sempre avuto un dialogo critico, anche fortemente critico. E ho sempre fat fatto fatica a trovare autori che sono riusciti in questo compito, me ne vengono in mente alcuni, eh, Ronald Lange nell'Io Diviso, oppure Gaetano Benedetti con il suo concetto di psicopatologia progressiva declinata poi nel trattamento psicoterapico degli schizofrenici, o ancora Salomon Reisnick, soprattutto nei suoi primi lavori, e ricordo Persona e Psicosi, che è proprio una sintesi da questi due approcci. Eh, qual è il punto di divergenza centrale? Beh, direi che il punto di divergenza centrale ha a che vedere con la centralità della coscienza nella prospettiva fenomenologica. La coscienza, eh, la fenomenologia si pone come anatomia della coscienza, quindi sottolinea e rimarca il ruolo che la coscienza ha come campo da esplorare nella conoscenza psicopatologica. Il testo guida è quello di Jaspers dove appunto sviluppa la sua psicopatologia comprensiva e invece la coscienza nell'ottica psicoanalitica è stata vista sempre come in qualche modo tradit traditrice i ricordi sono ricordi di copertura e quindi c'è sempre dell'altro che va al di là del dato di coscienza e quindi la coscienza è stata attraversata dagli psicoanalisti eh, potremmo dire con, in modo frettoloso certo prendendo contatto con i contenuti di coscienza ma sempre con l'idea che non sia lì il luogo sul quale anche momentaneamente, semplicemente fermarsi per, per dispiegarne le, le potenzialità. E qui vengo appunto al secondo aspetto della domanda, quando lei mi chiedeva dei punti di, di contatto. Io penso che i punti di contatto si siano sviluppati, siano diventati sempre più proficui col passare del tempo, via via che la psicoanalisi ha ampliato il suo campo di applicazione. Nel campo delle nevrosi, eh, la possibilità di disporre di una eh, Area del funzionamento mentale con la quale interloquire nel tentativo di comprensione del sintomo nevro nevrotico era in qualche modo data. Il lavoro con i pazienti gravi e penso ai pazienti borderline in particolare, con i quali la psicoanalisi si è sempre più cimentata negli anni, eh, eh, è un lavoro che invece implica la costruzione di questo spazio che è dato nella nevrosi. Come diceva. Un grande psicoanalista è come se nel lavoro con i pazienti borderline fosse necessario costruire lo schermo, tessere lo schermo sul quale poi si sviluppa, per esempio, la dinamica del transfert, mentre invece questo schermo è dato nella struttura nevrotica. Allora, il lavoro con i pazienti borderline in particolare, ma con tutta quell'area che ha a che fare con la psicosi, potremmo anche dire, ha reso indispensabile alla prospettiva psicoanalitica eh, sviluppare una maggiore attenzione per il dato di coscienza perché è quello con il quale si può eh, cominciare a lavorare per stabilire un'alleanza terapeutica che non può che passare da la considerazione di dove in quel momento si trova un paziente, in che mondo vive, e quindi in questo modo i concetti di vissuto e di mondo mi pare che siano diventati patrimonio comune di questo incrocio. Tra quindi un po' la coscienza sia come punto di divergenza, classicamente sì, sì. poco considerato dalla psicoanalisi e più considerato dalla fenomenologia, ma anche come punto di contatto che invece oggi sì, si sta sì, ripetendo. Sì. Sì, e per esempio la nozione di trauma, mi pare che abbia svolto intorno a questa si sia appunto aggregata questa nuova prospettiva incrociata. Va bene, grazie professore grazie. e alla prossima intervista. Grazie.